so che è la seconda edizione, però insomma vanta già un parterre e un background veramente importante e prestigioso come solo lui sa fare. E poi quest'anno insomma sono i 20 anni del famosissimo e celeberrimo Magna Grecia, insomma, e speriamo di festeggiarli insomma alla grande. Questo è un festival che a me sta molto la a cuore. Parola, eh? Se dovessi esserci anch'io ancora come commissario della Film Commission, ne sarei onorato di partecipare a questi festeggiamenti. Dunque, questo è un festival importante, devo dire, noi abbiamo sostenuto 13, però senza nulla togliere agli altri 12 bellissimi, ho fatto anche la masterclass per le Magna Grecia, questo è quello che mi sta più a cuore, perché ha delle tematiche importanti dove viene in un certo senso narrato, celebrato la sofferenza. E il cinema in questo caso ha un ruolo molto importante, quello questo fattore terapeutico che può servire, aiutare attraverso storie importanti. So che poco fa avete visto un bellissimo film del regista Capitani con il grandissimo Alessandro Abbare, veramente siamo onorati della sua presenza qui, veramente. Una figura importante, il primo, ci saranno anche tantissimi altri attori, però Alessandro Abbare veramente occupa un posto nel cuore di tutti noi italiani per tutte le emozioni cinematografiche che ci ha regalato, a cominciare dai film che ha fatto con Bertolucci, con Pupi Abate, dei Fratelli Italiani, anche a delle cose più leggere con Neri Parenti, quindi insomma siamo onorati e lusingati della sua presenza qui oggi in un festival che non è il solito festival, glamour, eccetera, che a me devo dire piace anche molto. Però questo è un festival delle tematiche sociali importanti. E in questa settimana si avvicenderanno delle storie vere, con dei testimoni veri, sindrome di Down, autismo, demenza senile. E questi sono dei temi insomma molto attuali, un festival del sociale, credo unico nel suo genere, e speriamo che questo messaggio che Gianvito ci ha voluto regalare e proporre possa essere in un certo senso di input a superare attraverso la bellezza, la magia e la spettacolarità del cinema queste patologie che insomma fanno male a tutti, che non sono solo delle famiglie che le vivono, ma anche un problema comune. Grazie Antonio. Si riparte. Non è una seconda edizione, ma sicuramente particolare, no? L'hai voluta definire la rivoluzione della gentilezza, così come un connubio tra bellezza e disagio. Beh, questo è importantissimo, far capire ai ragazzi, entrare in maniera gentile nella loro vita e cercare di dargli dei contenuti. Il Magna Grecia Experience ha questo intento, quindi di aiutare questi giovani ad intraprendere un percorso legato alla gentilezza, all'inclusione, all'accettare la diversità. E noi con il progetto Magna Grecia Experience stiamo facendo questo. Avete fatto una selezione di film, insomma, appositamente per i ragazzi. Che risposta ti aspetti? Ma la risposta è quella giusta, quella di curiosità. E posso anche intravedere nel giovane la diffidenza, e quello mi piace pure, no? Perché hai la possibilità di arrivare e di smentire quella diffidenza, aiutandoli in un percorso di crescita che poi saranno i più appassionati, proprio quelli più diffidenti. Grazie. Assessore Monteverdi, lo diceva il direttore artistico Casadonte, insomma c'è da attendersi una buona risposta da parte dei ragazzi delle scuole superiori di Catanzaro, insomma anche perché sono tematiche particolarmente delicate. Sì, sicuramente la risposta sarà importante, è stato coinvolto tra l'altro anche l'ufficio regionale che ha partecipato attivamente all'organizzazione di questi eventi, quindi è un'azione, come dicevo, di sistema che riguarderà tutte le scuole superiori di Catanzaro. La risposta dentro mi sembra molto positiva, i ragazzi sono incuriositi e speriamo ora di mettere anche con questo un mattoncino importante per il loro futuro, perché appassionarsi all'arte, appassionarsi al cinema, e speriamo che diventeranno i produttori, i registi, gli autori di domani anche in Calabria. Calabria Film Commission sempre più presente sul territorio, una Calabria Film Commission che si apre peraltro anche alle nuove generazioni.
Ma sì, abbiamo dato una svolta importante in questo anno in cui sono commissario straordinario della Calabria Film Commission, appunto rendendo la Calabria scenario straordinario attraverso le sue bellezze paesaggistiche del cinema d'autore. Si sono avvicendati 13 festival del cinema, questo è l'ultimo non per importanza ma solamente da un punto di vista cronologico. È un festival delle tinte molto emozionanti, è un festival che mi coinvolge molto, è la seconda edizione a cura del direttore artistico Gianvito Casodonte, che tratta delle tematiche molto importanti. Appunto sono delle patologie importanti, molto serie, e il cinema può essere, deve essere una, in un certo senso creare un percorso terapeutico affinché queste barriere, queste ghettizzazioni, queste etichette vengano definitivamente abolite. Non si parla più di disabilità, di anormalità e di diverso, ma si parla appunto un linguaggio finalmente votato e celebrato all'inclusività. Se lei dovesse sintetizzare brevemente la mission di Calabria Film Commission, cosa ci direbbe? Celebrazione della bellezza, non solo e valorizzazione del territorio, non solo dal punto di vista delle bellezze paesaggistiche di cui noi andiamo fieri, e secondo me la Calabria rimane una delle regioni più affascinanti d'Italia, ma soprattutto da un punto di vista artistico, archeologico, culturale, filosofico, è una regione veramente che può insegnare tanto. E noi dobbiamo attingere a questo patrimonio culturale di straordinaria importanza per trasmetterlo a chi volesse visitare questa regione bellissima, e il cinema è il veicolo forse più interessante, immediato ed eterno affinché ciò possa avvenire. È stato un viaggio particolarmente spericolato quello con Adele, Alessandro. Beh sì, è stato un viaggio pensato, abbiamo scritto con Guaglianone, con Alessandro Capitani, con un'idea di Tonino Zangardi, che purtroppo non c'è più, un mio amico del cuore, con Guaglianone e Alessandro. E poi la gestazione è stata molto difficile, molto lunga, insomma, cambiato vari produttori, insomma, ci davano sempre picche, sono passati tre anni di lotte, di momenti difficili, poi ce l'abbiamo fatta, e devo dire che il film è particolare non perché l'abbiamo fatto noi, perché io poi sono molto critico sulle cose che faccio, ma è un film notevole, insomma, un film che ti tocca il cuore, insomma, è allegro, divertente, ma anche ha una sua poeticità, ecco, e andrebbe fatto nelle scuole anche, insomma, come si fa qui in questo caso. E poi comunque il film in qualche modo, specialmente quelli belli, come la pittura, come la letteratura, come l'arte, insomma, in generale, se è bella non muore mai, cioè c'è sempre tempo per rivederla. Sono ben felice di stare qui a Catanzaro, perché qui ho un'altra famiglia, con Gianvito Casodonte, che sono quanti anni è che vengo al festival? È il primo anno che vengo a questo festival d'inverno, ma d'estate l'ho fatti tutti, tranne l'anno scorso, ma infatti l'anno scorso mi è mancato molto il festival, la Magna Grecia Film Festival. Il primo film, quindi quando mi presentano Alessandro, che era un totem del cinema italiano, 140 film alle spalle, ero abbastanza imbarazzato, ero un po'. Però ti ho subito messo nelle condizioni, però diciamo, ti ho subito abbracciato. Appunto, certo. Subito. Però era, cioè, per me era difficile, no? Perché perché tutti mi dicevano, Alessandro lo sa, è un attore complicato, bisogna dirigerlo, mi dicevano devi trattarlo male, mi dicevano. E io facevo, ma io non sono capace a trattare male le persone, perché cioè, non è che tutti trattano male gli altri. E quindi ho cercato nell'intimità, nel frequentarlo, perché quando si fa un film poi ci si inizia a frequentare, si va a casa dell'attore e si inizia a provare le scene. E piano piano l'ho conosciuto e meglio, e lì ho scoperto una cosa che mi ha colpito, che è il suo rapporto con sua figlia. Ale ha una bellissima ragazza di 18 anni. Fatta tardi, ha una bellissima, si chiama Celeste. E Alessandro con Celeste cambia completamente, diventa un'altra persona. Esce fuori tutto questo lato sentimentale, amorevole, che è unico, che solo lui ha con sua figlia.